Buongiorno, giorno 4 del viaggio in Europa. Andiamo a prendere la moto che l'abbiamo messa qui fuori. Solo che giustamente toccava chiudere prima da dentro. Poi eccola qua. Raga, guardate quanto è sporca, non è mai stata così, porco Giuda. Le telecamere sono tutte pulite, perché giustamente devono essere pulite. Guardate che carino e rilassante sto posto. Ah, così. Mazza, oh. Cioè, avevo visto il ponte che passava da là, ma non sapevo passarci sopra casa. Eppure è alto. Mettiamoci in moto. È brutto di quando c'hai i capelli lunghi e che te li devi sempre sfilare da salinguetta, perché sennò poi te fa diventare pelato e fa un male, ma un male. Eccoci qua. 244 km da fare oggi. 4 ore e mezza. Adesso, che direzione tocca andare? Lo capiremo subito. Stiamo andando esattamente nella direzione sbagliata. Ma volevo passare un secondino lì in mezzo, perché dopo che ho finito lo scorso video, io un giretto in città me lo sono fatto nel paesino. È stata la prima giornata, tra virgolette, che mi sono goduto, perché tutto il resto è stato bello macinare chilometri, avventura stradale. Poi ritorno indietro un'altra volta. Ah, senti come si sta qua. Ah. Il bauletto l'ho chiuso, sì. Mo c'ho la fissa del bauletto, perché ho fatto la cavolata nello scorso video quando stavo andando dalla Germania fino a qui, e sulla strada tedesca ho visto che era aperto il bauletto. Questi sono piccoli errori di distrazione, come mi diceva Massimiliano, che quando ti senti stanco, fermate. Ero un po' stanco effettivamente. Questa stanchezza ti porta a fare errori di distrazione del cavolo. Cioè, io non avevo proprio staccato la chiave dal bauletto. In realtà è successo pure perché stavo in un momento di crisi, nel senso che stava arrivando la pioggia, era iniziata a piovere e mi dovevo fermare rapidamente, quindi facendo tutte le cose di fretta, alla fine la chiave l'ho lasciata lì. Però fossi stato più lucido, magari non sarebbe successo. Il navigatore continua a smadonnarmi, ma stai tranquillo, io devo solamente fare una cosina lì. Comunque, raga, vedete come potrebbe crescere stressata la gente. Cioè, guardate qua, non c'è un filo di traffico, ci sta un fiumiciattolo, ci stanno tutti gli alberelli, tutto così pulito, rilassante. Ah, però pure la giungla romana, raga, c'ha il suo fascino. Dopo un tot mi manca, devo essere onesto. Eccolo qua, ci abbiamo pure una bandiera del Belgio lì sopra, che con poco vento non fa una mazza. E ce lo facciamo pure andare qua. Che carina sta zona qua. Dinan. Oddio, che bello, che bello, che bello. Ti tocco? No, non ti tocco. Bello, ora mi sento realizzato. Possiamo partire. Comunque, meno chiacchiere e ci mettiamo in marcia. Arriviamo verso 1.35, preciso preciso, per mangiare qualcosa. E l'Airbnb che ho preso lì, alla fine, per le 3 è disponibile. A few moments later. Niente, mi sa che sono stato appena battezzato dal Belgio. Che carino. Perché come vi dicevo, i limiti fanno su e giù, su e giù. A un certo punto un cartello da 70 non l'ho proprio visto. L'ho rivisto perché guardando dall'altro lato mi sono girato un attimino e gli diceva 70 a loro. Quindi suppongo che fosse 70 anche per noi. E ho visto sul navigatore che c'è sta il segno del velox, che qua, anzi qua, ha ricominciato a segnarli. In Germania non li segnava proprio, neanche in Lussemburgo, o non cessavano o boh. Però vabbè, stavo andando forse 10 sopra. Quelli staranno già dietro la scrivania, fa tipo italien in culem. Ho appena visto una lepre gigantesca che zumpava dentro a quelle bacce. Lo sai che sughetto di lepre belga? Mamma, questo è un piatto proprio tipico di testaccio. Oh, Yamà, se mi serve un pezzo sappiamo dove andare. Io mi sono venuto a chiappare San Pietrino qua in Francia. In Belgio dove stiamo ancora? Mannaggia la bottena. Siamo appena entrati dentro un coso che mi ci mette alla bandiera della comunità europea e mi dice comune della comunità europea del Kulest, una cosa del genere si chiama. Sarà un mini stato indipendente? Bene, se lo fanno loro a sto punto vado anch'io. Okay. E loro sono locali, se c'hanno le moto io li devo solamente che seguire. Porco, due micio sfracchiato, bene. Questi stavano a 130, 140, così. E stanno dove stanno tutti i velox, bravi. Purtroppo abbiamo salutato adesso i tuoi compagnetti, quindi torneremo a stare sotto qualunque limite di velocità. Molto molto bene. Tra poco dovremmo passare il confine tra Belgio e Francia. Mi voglio fermare così almeno metto il piano, che qui costa poco, così stiamo tranquilli. In più mi devo levare un attimino il casco, mi stanno a far male le orecchie. Qua dentro ci passano i cavi della GoPro, ci passano i cavi dell'interfono, ci passano gli speaker dell'interfono, ci passa tutto tranne che le orecchie mie ormai. Quindi mi fermo un attimino, lascio respirare la capocchia. Eccoci qua. Ah, 1.61.9. Cioè, raga, 1.61.9 è gratis, ovviamente. Tra l'altro devo pure far pipì, porco due. Madonna. Mancano solo 109 km. Dai, oggi molto rilassante. Però, raga, qua il limite dei 50 non va bene. Quanto si potrebbe prendere su una strada così?
Cioè, a parte sta buca. Ma è così tipo da 1,5 km. La temptation è alta. Non possiamo farlo per il bene del nostro conto in banca e della nostra patente. Siamo ufficialmente nelle campagne francesi. Several months later. Ci siamo persi. Siamo appena entrati in Francia, ma non mi prende più. Continuo a andare dritto dall'altro lato. A un certo punto, porco il demonio, niente regame, si è tolta la mappa e manco prende. Ottimo. Io qua dovrei capire se andare dritto oppure no. Non ci vuoi dire. Vabbè, tiriamo dritto, nel dubbio vai dritto. A Roma se vai dritto arrivi sempre a una piazza, quindi qua andiamo a destra, così. Il cuore mi dice di andare a destra, mo. Vediamo. Porco. Porco de 10. No, porco de 10. No. Qua ci stanno delle case. Internet dovrebbe prendere in qualche modo, no? Non ci vedo il video. Non ci vediamo anche internet. Ce l'abbiamo fatta, ma rimesso le mappe. Ok. Siamo ufficialmente di nuovo in marcia, in carreggiata. Dai. Via. Viva la France! Forza Italia. Mi si è appoggiata l'ape sul dito. Che carinissimo lini così, eh. Molto tipico. Questo è un po' un problema. C'è stava una strada là dietro che dovevo prendere, ma è chiusa. Questa qua non mi si aggiorna. Porco. Yes. È secca. Niente. È chiusa pure questa. Lo sapete che vi dico? Che io ci vado e non me ne frega niente. Se mi dicono qualcosa, io la cedo arrivo. Sta giornata sta diventando più lunga del previsto. Sarei dovuto arrivare tipo a mezzogiorno e mezzo. Dice per le due adesso. Alla fine un po' di creatività italiana non guasta mai. Ed eccoci qua, siamo finalmente nella cittadina di Saint-Omer. Mo non so la pronuncia esatta. Guardate che carina è lì dietro delle... Che minchia è? Dei resti. Thank you. Indovinate dove siamo finiti. Non dico niente. Ho una fame della madonna. C'ho la moto a vista. Sopra ci ho lasciato la Insta 360. E dentro ci sta pure il PC, quindi non mandava di lasciarla lontana e non mandava manco di stacca tutto, quindi te la metto là. Torniamo alla moto e andiamo nella stanza, così sistemiamo proprio tutto, tutto, tutto. Poi siamo col cervello libero che possiamo andare a fare un giretto nella città. Allora, finalmente. Siamo in camera, a livello di guida giornata abbastanza rilassante, a parte due stradine che ho trovato chiuse. Ho contattato la signora perché sull'annuncio diceva parcheggio gratuito, ma invece non c'è sta il parcheggio gratuito, a quanto pare ce ne sta uno a 10 minuti da qua. Il parcheggio gratuito era privato in realtà, però mi è andata bene perché guardate, sta letteralmente lì sotto. Anche se la cosa non mi convince particolarmente, però vabbè, io avevo cercato un posto che ci avesse un parcheggio privato apposito e però mo ci vado a mettere blocca disco, blocca sterzo già messo, e tra due minuti scendiamo a vedere un pochino il posto. Ho visto su Wikipedia che ci stanno diversi punti, luoghi di attrazione principali, luoghi di interesse, però ce n'è sta uno che mi ha colpito mentre arrivavo. Adesso lo andiamo a vedere, sta a 5-10 minuti a piedi. Intanto che andiamo, raga, io non voglio essere superficiale, però Roma è Roma. O l'Italia in generale, cioè l'atmosfera che ci sta, il cibo, la cultura, le cose, per carità, pure in Francia ce ne sta tantissima. Però è proprio come mi sento. Ovviamente ognuno di noi si sente a suo agio dove è nato, dove è cresciuto, quindi io mi sento bene a Roma e in Inghilterra. Infatti questo è uno dei motivi per i quali io non vedo l'ora di arrivare, anche a livello del calore delle persone. Non voglio essere superficiale, perché giustamente io non conosco la lingua, quindi non si può creare una certa intesa con le persone del posto. Però Roma è Roma. E mo' vi faccio vedere giusto sta piccola chicca qui, che sembrava interessante. Tra poco ve leggo pure che cosa ho letto su internet, perché fa veramente ridere. Eccola qua dietro. A quanto pare, secondo internet, questa abbazia si chiama Abbazia di San Bertino. Preparatevi, eh. E sarebbe un'antica abbazia benedettina ed è stata fondata da Audomaro. Io con curiosità ho cliccato su Audomaro e dice noto in Francia come Saint-Omer, che sarebbe la persona dalla quale prende il nome sta cittadina. È un vescovo franco, patrono di, attenzione ed è qui che venite coinvolti tutti voi, ammalati di disturbi della vista, perché io lo so che io c'ho un popolo de... Basta, basta, mi raccomando, la vista gli serve. Io con questo monumento qui dietro dichiaro concluso il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto. Mi ridirigo verso casa, mi mangio due cose che ho preso al supermercato al volo, ma proprio due panini, una cosa molto tranquilla tranquilla. E noi ci vediamo direttamente nel prossimo episodio, dove arriviamo a destinazione. Piccolo spoiler. E niente, un po' di danni. Arrivederci.